L'occasione di oggi ci porta ad un incontro e una serie di incontri dal titolo Raccontare il mito greco-latino. Il mito non è soltanto un insieme di dati, ma è un modo per appropriarci e renderci conto di questo grande patrimonio culturale. L'incontro di oggi è al Teatro Greco-Romano di Catania e ha come titolo La nascita di Ercole. Sappiamo tutti che Giove aveva una grande propensione per gli amori extraconiugali. Una di queste volte si innamorò di una splendida donna di Tebe che si chiamava Alcmene. Per non destare eccessivi sospetti, assunse le sembianze del marito e pregò Mercurio di fermare il sole e la luna affinché lui potesse avere tutto il tempo disponibile per incontrare questa donna. Il mito dice che lui impiegò 36 ore insieme a questa donna. Quando Giove se ne andò, la situazione sembrava calma, ma dopo 9 mesi la donna doveva partorire e Giunone, moglie di Giove, si indispettì maledettamente per questa ennesima scappatella e supplicò Ilizia, la signora dei parti, di stare vicino alla camera della partoriente perché con le gambe incrociate e le mani sul grembo avrebbe ritardato fino a quando voleva la nascita e quindi dolori atroci alla donna. Una serva di Alcmene, impietosita per la situazione della sua padrona, con molta intelligenza si alzò di corsa e cominciò a gridare: la mia signora ha avuto un bel bimbo, la mia signora ha avuto un bel bimbo. E così Ilizia, incuriosita, si alzò e consentì ad Alcmena di partorire un fanciullo. Giunone, moglie di Giove, si indispettì ancora. E che cosa pensò? Supplicò Ilizia di creare un ennesimo danno a questa serva così affettuosa. E la povera Galantide fu trasformata in una donnola. Ercole fu sempre grato alla serva Galantide del gesto che fece perché consentì la sua nascita e istituì in Grecia alcuni santuari che la potessero ricordare. Ricordiamo infine che la parola donnola viene dal latino dominula, piccola signora, perché questi animaletti, che era poi anche il nome del gatto selvatico, continuarono a vivere dentro le case degli uomini. Ricordiamo che per chi volesse seguire ancora questa conversazione, raccontare il mito greco-latino, può seguirci attraverso i canali della tecnica della scuola.